durante un controllo su strada, una persona che era la guida di questa macchina, di questa Fiat Bravo, abbiamo proceduto al controllo e mettendoci in questa posizione, andando a mettere la mano sotto, verso l'interno, abbiamo sentito la consistenza, la presenza di un qualcosa all'interno del vano airbag. Poi abbiamo quindi provato ad aprire il cassetto, ci siamo chinati sotto e abbiamo visto che ben occultata c'è una leva, si crea lo sblocco della radio, dello stereo. Una volta sbloccato questo, si estrae un blocco radio e andando a mettere la mano in fondo abbiamo rinvenuto 100 colpi, cocaina e marijuana. Questo è un sistema praticato artigianalmente, costruito con una leva Quindi anche di... No, laboriosa come... questo è artigianale, è fatto assolutamente fatto da un fabbro, quindi fatto in casa, fatto a mano. E c'è uno sblocco, la leva si può inquadrare direttamente dentro, vedi che se, quando io spingo il pulsante, la leva lì si sblocca questo, il gancio che blocca qui dentro. Quindi mettendola lì dentro, sblocchi qui, questo si sgancia e viene. Provando a mano a togliere questo non verrà mai via perché qui c'è un blocco di ferro che Che tiene blocca tutto il fermo. gancio, esatto. Quindi solo, a meno che non rompiamo tutto, ma poi rimane comunque il blocco base, rimane dentro. Solo spingendo questa leva qui sotto che è occultata e anche adesso facciamo fatica a trovarla se lo andiamo a cercare bene, si sblocca questo, viene via e qui possiamo occultare qualsiasi Chiaramente cosa. arriva fino a qua. Tutto il blocco airbag fino praticamente da qui a qui, la mia mano adesso sta qui a questa altezza qua. Quindi è Tutto stato vuoto. anche asportato l'airbag per Sì, recuperare il l'airbag pulsante. è stato estratto per poter creare questo doppio fondo. Infatti, se vediamo così, non verrà mai via.